Buongiorno a tutti e ben trovati a una nuova puntata di In Prima Linea, che come ormai sapete è il format della ICAF TV che si occupa di portare qui appunto su YouTube le testimonianze di coloro i quali usufruiscono del servizio di mediazione presso il nostro ente ICAF. Oggi ho il piacere e l'onore di avere qui con me il dottor Osvaldo Audino, che ringrazio e saluto per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giulia, grazie a lei e a Dicca per l'invito. Grazie davvero a lei per essere qui presente oggi con noi. Devo dire che la presenza del dottor Audino è una presenza per noi oggi molto importante. Osvaldo, oltre ad essere appunto un amministratore di condominio che opera su Milano, ha lo studio a Milano, è un professionista che cura molto la sua formazione e la formazione dei professionisti che lavorano con lui. Si è laureato in giurisprudenza, poi ha conseguito diversi titoli e appunto si forma in ICAF, che come sapete è anche un organismo di formazione, perché tiene molto a continuare a imparare nuove cose, tant'è che tenendoci molto alla formazione, fa fare tanta formazione anche ai professionisti che collaborano con lui, che sono quasi una decina, ecco, quindi il suo studio di amministrazione stabili è uno studio che conta anche molti professionisti che collaborano con lui. Dunque, per me è un onore appunto averlo oggi qui presente con noi, perché oltre appunto ad usufruire del servizio di mediazione, è un professionista che usufruisce moltissimo anche dei nostri corsi di formazione. Mentre prima fuori onda scambiavamo qualche parola, mi diceva che peraltro ha anche seguito presso ICAF il nostro corso di mediatore. La cosa che mi è piaciuta moltissimo, motivo per cui ho deciso anche di farlo presente qui a voi ospiti, è che lui ha deciso di fare questo corso per essere più formato dal punto di vista della mediazione civile e commerciale, comprendere bene che cos'è, come si, appunto, come viene amministrato il procedimento, e mi diceva non tanto per essere io un mediatore, perché comunque io usufruisco di questo servizio di mediatore e di mediazione in qualità di amministratore di condominio, ma mi piace proprio sapere che cosa c'è dietro, e questo direi che è un buonissimo incipit per presentare il suo intervento e per chiedergli appunto la sua testimonianza proprio su come viene amministrato, secondo la sua opinione, il procedimento di mediazione in ICAF. Sì, Giulia, grazie per l'opportunità. Effettivamente faccio frequente uso della mediazione su ICAF e non solo quella che abitualmente si fa quando si va nelle cause, quella è obbligatoria, bisogna passare, ma soprattutto quella preventiva, quella che aiuta a risolvere tanti problemi in condominio. E devo dire che ho scoperto questa mediazione che ce l'hanno sempre in linea di massima proposta come un passaggio obbligatorio, quasi da non considerare, e invece mi aiuta a risolvere parecchi, parecchi problemi dello studio. Il motivo per cui appunto ho frequentato il corso è per imparare a gestirla un pochino meglio. E in ICAF in particolare mi trovo bene perché è improntata proprio sulla risoluzione del problema. Quindi sia i mediatori che fanno parte che l'organismo stesso nella sua struttura adotta una serie di strategie che consentono di arrivare alla soluzione del problema, che è poi la vera natura della mediazione. Il concetto è uscire dalla sala, che sia virtuale, che sia in presenza, con un problema risolto. E devo dire che funziona molto bene. Direi che nell'80-90% dei casi in cui mi sono presentato in mediazione abbiamo raggiunto sempre la soluzione del problema. Questo per il nostro studio è un aiuto decisamente importante. Bene, bene Osvaldo, mi fa molto piacere sapere che appunto
il procedimento di mediazione vi aiuta, aiuta lei come professionista, aiuta lo studio perché sicuramente i nostri mediatori ci mettono appunto tutta la passione e la professionalità per fare in modo che ciò avvenga e mi piace molto il fatto che lei abbia parlato di strategia, perché effettivamente è proprio così, come saprà, visto che ha seguito anche il corso, effettivamente ci sono proprio da porre in atto delle strategie affinché appunto le parti riescano a trovare un accordo e preventivamente, ecco, vedremo che anche guardando altre puntate, il termine preventivo è un termine che ricorrerà spesso e questo perché appunto si cerca anche di prevenire una lite che potrebbe insorgere successivamente e questo sicuramente è un grande spunto e un grande aiuto. E Osvaldo, approfitto della sua presenza qui oggi per chiederle se eventualmente ci fossero dei consigli che lei si sente di darci, piuttosto che delle considerazioni generali che lei si sente di voler affrontare oggi, approfittando appunto di questo spazio a lei dedicato. Ma sì, io approfitterei dello spazio più che per dare dei consigli ad ICA, che secondo me gestisce molto bene la mediazione, per suggerire ai colleghi che eventualmente sono all'ascolto, che seguono le puntate, di affidarsi allo strumento, cioè di rivolgersi alla mediazione perché veramente aiuta a risolvere molte questioni che resterebbero sul tavolo o che si protrarrebbero per un tempo lungo con dei costi elevati e che poi diventano un problema per lo studio, perché un problema che resta lì e che non viene risolto per un amministratore diventa poi un problema serio col quale fare i conti. Quindi avere un alleato, e io in ICAF vedo sinceramente un alleato da questo punto di vista, che ti aiuta, è importante. E poi facendo il corso, come dicevo prima, ho avuto modo di capire che già nella preparazione dei professionisti che seguiranno poi le mediazioni c'è proprio questa impostazione, cioè quella di cercare di raggiungere in modo corretto un accordo che risolva il problema. Questo mi ha dato ulteriore fiducia nello strumento, ma anche in ICAF come organismo, sicuramente. Quindi il consiglio è per i colleghi: affidatevi alla mediazione in generale, indipendentemente dall'organismo col quale lo volete fare. Io naturalmente dico che con ICAF ci sono delle serie possibilità in più che la questione si risolva, perché proprio nasce e viene impostato in quella direzione lì. Io la ringrazio moltissimo Osvaldo per la sua testimonianza e sicuramente ringrazio appunto il fatto che abbia consigliato effettivamente a chi ci ascolta questo procedimento perché appunto e colgo anche l'occasione proprio per chi ci ascolta di appunto intervenire, scrivere nei commenti, visto che YouTube dà questa possibilità. E, perché sicuramente il procedimento di mediazione deve essere sempre più divulgato. Motivo appunto per cui poi è nata anche questa trasmissione, proprio per portare la testimonianza. Devo dire che io apprezzo molto i professionisti che, come Osvaldo, fanno in modo che la loro formazione sia continua, perché poi è questo l'unico modo per rimanere anche al passo con quelli che sono i tanti cambiamenti che poi la società ci obbliga un po' anche a fare e anche il fatto di aver voluto comprendere meglio quale sia la natura e la radice del procedimento di mediazione senza poi per forza diventare un mediatore, ma solo per poi dare anche ai propri, per esempio, ai propri condomini, riportare, no, quello che è il procedimento di mediazione, far comprendere quello che è il procedimento di mediazione è molto importante anche per la credibilità di un professionista, perché si capisce quando e si comprende quando un professionista
parla di qualcosa che sa piuttosto che quando parla di qualcosa che non sa. Questo quindi sicuramente anche sulle persone impatta moltissimo, ecco. Quindi Osvaldo, io la ringrazio veramente ancora tantissimo per la sua testimonianza. Grazie a lei Giulia, grazie a Dicaf e niente, buona continuazione e complimenti per la trasmissione che ci consente sempre di avere aggiornamenti su tutta una serie di cose. Grazie a lei davvero e ringrazio tutti i nostri ospiti che ci stanno, cioè i nostri telespettatori che ci stanno guardando e vi invito sempre a fare qualche commento qualora lo desideriate e vi daremo sicuramente riscontro appena possibile. Grazie a tutti, arrivederci e buona giornata.